Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo episodio di The Honor Red. Come vedete oggi siamo con Manor Lords. E stavamo facendo il mercato l'ultima volta, mi pare. Sì, avevamo fatto il mercato, la prima fase del mercato. E stavamo vedendo un po' di cose in generale. Allora, abbiamo fatto un po', avevamo già due animali da trasporto. Stavamo un po' vedendo queste cose e non eravamo per niente messi male. Anzi, abbiamo costruito le abitazioni. Abbiamo il campo già potenziato. Abbiamo delle case disponibili per gli altri. Noi abbiamo attualmente 6 famiglie. Abbiamo 9 case disponibili per tutti. E qui avevamo già una famiglia che produceva carote per noi, le prime fonti di cibo. Perché per adesso prendevamo bacche, che sicuramente lo stanno già facendo. Questa famiglia, oh, che cacchio ho combinato. Persone si occupano appunto, a parte, diciamo, dove lavorare in caso. Allora, noi legno ne abbiamo abbastanza e dovremo effettivamente costruire più case possibili per, per far trasferire un po' di persone o magari nuove famiglie, eccetera eccetera, no? Qua abbiamo il mercato, qua abbiamo le case e non siamo per niente messi male. Essendo che stiamo facendo il mercato in quest'area, io direi di rendere quest'area effettivamente una città, cioè il villaggio. Quindi andiamo a prendere intanto le casette da costruire, ce le posizioniamo qui e vediamo se effettivamente possiamo costruire. Sai cosa vuole fare? Aspetta, facciamo così, guarda. Facciamo al contrario. Anzi no, qua. Vediamo se riusciamo. Forse è così. Ecco, tipo così che possiamo costruire delle terre veramente grandi. Facciamo così, dai. Costruiamo le case. Così mettiamo, magari questi qua li dedichiamo a terreni agricoli. Comunque, più grandi sono le strutture, più terreni possono trovare. Per esempio, questo è molto piccolo, però intanto per iniziare a mangiare non sarebbe per niente male. Io direi che possiamo andare un po' a velocità più veloce, perché per ora voglio fare questo. Effettivamente, puoi capire... l'area fertile, perché se ricordiamo bene abbiamo un'area fertile molto ridotta. Se andiamo a vedere, i nostri campi si concentrano in quest'area, come vedete. Quindi dobbiamo muoverci un po' con lo sviluppo e iniziare a fare magari un bel maniero per prendere dei terreni nuovi, che così espandiamo le nostre città. Servono soldi, eccetera. Quindi dobbiamo essere un po' veloci, dobbiamo iniziare a tassare, dobbiamo iniziare a portare guadagni e ricchezze nel nostro regno. Una cosa che secondo me è molto fondamentale da costruire è il posto scambio, che magari noi produciamo tanti assi, tanto legno, lo rivendiamo per avere queste monete. Queste monete ci permettono di, esempio, costruire queste strutture che ti danno la possibilità di creare questi prodotti, eccetera, tipo l'armaiolo. Magari non ti metti a costruire strutture da lavoro, vai. Comunque ci sono tante alternative in realtà, perché qua possiamo costruire tutte queste cose. E invece no, sì, servono per forza le botteghe alcuni lavori, ecco, mi ricordavo questa cosa, che alcuni lavori servono appunto queste strutture. Boh, come avevo detto, lasciamo un po' la velocità un po' più alta, cerchiamo di costruire subito le case, di soddisfare i nostri cittadini. E infatti io farei una cosa bella, visto che in quest'area è bella stretta. No, spero, non mi piace così. Magari qua facciamo così. Possiamo fare 3 case qui. Un nuovo messaggio. Una munizia potente e fondamentale per la sua vita insieme. Fortunatamente è appena arrivato il carico di armi. Ah, ok, qua vabbè, ci hanno dato le prime armi, che ci dà la possibilità di creare le prime truppe. Abbiamo avuto scudi e questi. Ovviamente a noi conviene farli.
Non è che ora non abbiamo cittadini per lavoro, semplicemente i contadini, i cittadini diventano guerrieri, combattenti, eccetera. Combattono loro, tutti i maschi scendono in battaglia. Quindi abbiamo un bel po' bisogno di popolazione per mostrare la nostra potenza militare. Allora, per rivendicare, abbiamo bisogno di rivendicare il favore con il re o rivendica con l'influenza. Con l'influenza adesso non possiamo perché non ne abbiamo. Dobbiamo creare questa influenza che ci permetterà di fare rivendicazioni sui terreni, sui territori. E dobbiamo aumentare un po' la città per fare in modo che costruiscano più velocemente possibili i nostri cari cittadini. Abbiamo una stalla tutte e due occupate. E Roma pian piano sta nascendo, ragazzi. Pian piano Roma diventa una bellissima città. Allora, qua ci sono già cittadini? No. Allora, il campo lo costruiamo appena una delle case verrà occupata. Abbiamo bisogno di queste monete. Queste monete si acquisiscono anche con l'aumentare i livelli di Burg, come cavolo si chiamano loro. E niente. Io direi, intanto che fanno queste cose, di iniziare a fare il posto scambio commerciale, che noi lo facciamo in quest'area. Cittadini che tagliano il legno ne abbiamo, siamo a posto, il legno ce n'abbiamo. Gli assi attualmente ancora non ci servono, quindi è inutile puntare su quello, ma dobbiamo puntare sull'aumentare la popolazione il più presto possibile. Gli incarichi non ci sono perché ovviamente le strutture da lavoro sono solo queste. Non abbiamo altri lavori. E qua sono nati i primi mercatini, come vedete, del pane, del riscaldamento, legna da ardere. Ma infatti avremo bisogno anche della legna da ardere. Quindi dobbiamo costruire questo, il rifugio del boscaiolo. E qua legna sicuramente non ce ne manca. E lo costruiamo qui. Un'altra cosa da fare è il capanno dei guardaboschi. Facciamo tutte in quest'area queste strutture. Visto che abbiamo abbastanza famiglie lavorative, ci possiamo permettere di fare ciò. Ok, abbiamo tante case. Abbiamo 14 case con 8 famiglie attualmente. Qui non abbiamo nessuna famiglia all'interno, quindi è inutile spendere soldi, i nostri punti così. Allora, risorse rubate dai banditi, grazie banditi. Ora possiamo sbloccare il primo punto. Cos'è che possiamo sbloccare? Carro, nuovo edificio, carro per legno, bancarella permanente che fornisce introiti passivi di legna da ardere. Perché la regione abbia una ricchezza regionale sufficiente, la regione non paga la tassa di trasporto da posizione sul mercato. Ok, a noi di carro da cibo, una bancarella per me e fornisce introiti. Allora, questo non sarebbe male. Ci interesseranno anche le pecore in futuro. Ma io punterei a sto punto sui fornitori stranieri. Assolutamente, ragazzi. Ci serve questo. Ci danno delle bancarelle utili per la vendita, appunto, di legname, ecco. Qua inserisco già due famiglie, visto che abbiamo fatto la bancarella per la vendita del nostro legname. Non so dove venga fatta questa, leggiamola bene. Sullo sviluppo dice: una bancarella permanente fornisce introiti passivi. Ah, okay. Ok. Dovrebbe essere una bancarella permanente, ma non so dove. Ma noi ci fidiamo. E abbiamo finalmente il guardabosco che fa piantare gli alberi nuovi. Mettiamo due famiglie, appunto, visto che dobbiamo vendere questo legno. Ci conviene assolutamente. Bacche ne prendiamo abbastanza. Però non abbiamo tanti cittadini per inserirli tutti lì. E qui c'è il deposito, appunto, commerciale, che ci potrà essere molto utile. E dove possiamo vendere, appunto, le risorse. Magari, per esempio, noi produciamo legna da ardere. Io comprerei questa rotta commerciale. Per ora abbiamo solo un cittadino che si occupa di costruzioni, eccetera, quindi non possiamo mettere altre famiglie. Ecco, appunto, è arrivata la famiglia a posto. Allora, manco
finire di dirlo. Sono arrivato subito. Noi mettiamo legna da ardere, esporta, vendi fino al raggiungimento del livello. Noi facciamo che dobbiamo avere comunque 15 pezzi di legno, ok, per riscaldamento eccetera. Ma lo mettiamo attualmente come, tra parentesi, nel senso, mo vediamo come va il mercato, se magari produciamo a mese 50 pezzi, magari ne mettiamo a vendere 20 e 30 li teniamo. Ma intanto queste monete sono molto fondamentali, appunto, come avete visto, per espandere queste aree. Intanto possiamo già partire con questo, visto che abbiamo già guadagnato i primi soldi. Costruiamo i primi campi. I primi campi, guardate come sono belli grandi, ragazzi. Perfetto per noi. Sono belli grossi questi. E poi facciamo anche questo, che sono arrivati altri soldi grazie alla vendita del legno. Ci sta andando abbastanza bene con la vendita del legno. Il cibo, siamo un po' poveri di cibo, diciamo. Abbiamo una bassa crescita, purtroppo, di... Dobbiamo fornire abbigliamenti, dobbiamo fornire livelli fede, dobbiamo fornire un po' di cose. Proprio che altro dobbiamo soddisfare le richieste dei cittadini. Come facciamo gli abbigliamenti? Giustamente uno dice, ma gli abbigliamenti cosa si intende? Ad esempio le pelli. In questo caso, per soddisfare questo qua, va bene cuoio, filato di lino, eccetera. Quindi noi abbiamo sicuramente gli animali nell'area e facciamo i cacciatori. Ok? Così noi abbiamo... Allora, una... No, ho sbagliato. Volevo... Aspetta, no. Un attimo, metto pausa. Voglio limitare un'area perché non voglio che mi levino gli animali. Ah, ecco qua. Per esempio, guardate, noi abbiamo bisogno di più legno. Quindi noi premiamo CTRL, andiamo a ingrandire l'area interessata e diciamo ai tipi di tagliare quest'area agli alberi, visto che qua dobbiamo anche coltivare. Rifugio del boscaiolo, stesso discorso. Dobbiamo dargli a dire: tu devi lavorarmi una determinata area, non devi andare oltre quell'area che noi chiamiamo. In questo caso noi ci permettiamo di andare a prendere la legna qua, da parte loro. Ecco qua. Così non vanno a rompere le scatole agli altri. Ora possiamo aumentare la velocità e dobbiamo iniziare a soddisfare le richieste dei cittadini. Aumentiamo la città perché, ragazzi, purtroppo il gioco è un po' lento. È abbastanza lentuccio, quindi purtroppo bisogna di fare così. E abbiamo bisogno di... Ah, eccole! Carro per legna. Una banchiera permanente fornisce introiti passivi di legna. E dove devo farlo? E questo dove si fa, scusatemi. Ah, intanto facciamo quello da legna da ardere, che non ce l'abbiamo. Mettiamo la velocità massima. Così i nostri cittadini iniziano a lavorare. È arrivata una nuova famiglia che appunto metteremo alla caccia. Ma io non ho fatto carro del cibo. Ah, siamo noi che acquistiamo. Ma chi cazzo aveva capito? Quindi siamo noi che acquistiamo. Abbiamo fatto bene a fare quello del cibo. Senza farlo apposta ho fatto quello del cibo. Ok, fichissima sta cosa. Avevo capito il contrario, scusatemi. Però bene, perché ci dà il pane comunque a prezzi bassi, perché ho visto che i prezzi sono un po' esagerati. Dobbiamo solo allora fare la chiesa, che ci interessa. Però per farlo abbiamo bisogno di costruire una nuova struttura, appunto. Di legno.
Legna da ardere. Ne abbiamo messo livello di esercizio di scorta. Vabbè, sì, appunto. Va bene così. Le risorse del pane, ragazzi, sembrano stupide come cosa, ma in realtà va bene così. Abbiamo solo una famiglia. Adesso abbiamo messo, assegnato tutti i lavori, le famiglie. Mettiamo che il limite caccia 10. Va bene, dai. Se no va a finire che ammazzano tutti gli animali. Tanto non andiamo... Cibo, a livello di cibo adesso attualmente non ce ne serve molto. In più abbiamo fatto i campi, quindi appena ci saranno le famiglie adatte, ecco, appunto, già stanno arando. Appena arriva anche l'altra famiglia abbiamo comunque produzione di cibo anche in questo modo. Vedete quanti soldi guadagniamo, aumentiamo la ricchezza della regione soltanto comprando, vendendo legno e legno da ardere. Allora, io direi intanto, visto che i cittadini sono un po' tranquilli, di iniziare a fare la segheria. Così iniziamo a fare la prima chiesa della nostra città, che è fondamentale. Mettiamo la velocità al massimo. E ovviamente dobbiamo aspettare anche le famiglie nuove. Abbiamo 4 posti ancora per le famiglie, ma noi, se abbiamo bisogno di posti, possiamo anche semplicemente ingrandire le abitazioni che abbiamo qua intorno. Per esempio, se vogliamo, queste qua sono piccole, vedete, che occupano meno spazio. Queste qua che sono un po' più vabbè, queste anche sono piccole. Per esempio queste qua sono più grandi, noi possiamo fare anche così. Così in più le persone che vanno a vivere in quell'area aiutano a coltivare, quindi hanno un lavoro aggiuntivo entrambe le famiglie, e hanno un guadagno entrambe le famiglie. Quindi non è una brutta idea. Serve il legno, con pazienza. E in più così comunque appunto fai 16 case. Avevamo 14, adesso siamo a 16. Adesso aspettiamo un po' prima di mandare altre. Cioè, aspettiamo un altro po'. Abbiamo 11 famiglie per ora. Guardate quanto siamo diventati già abbastanza ricchi. Cioè, noi praticamente, se vogliamo, esempio qua, costruire un edificio che produce, fornisce pelli, un rendimento passivo di pelli. Cioè, non è male. Il problema è che io ho provato a farlo e non so perché non producevano il giusto. Producevano veramente poco. E comunque, anche se fai i campi grossi, ti dà sempre un limite di 3 animali che puoi tenere. In realtà dice che hai 3 animali su 0. Cioè, come non ti contasse le protezioni intorno alla casa. E quindi non so se per la partita che sto facendo e magari qua funziona. Però comunque farlo in una casetta piccola non so quanto possa essere. In realtà dovrei testare almeno. Sì, secondo me ci conviene farlo. Almeno per capire. Per capire, ecco, come funziona. Se mi dà lo stesso problema. Allora, le pecore ci sono. Okay. Ah, ok, qua non mi dice sul fatto della recinzione. Secondo me sono le uova buggate. Proverei un attimo. Appena finisce di costruire. Vediamo. No. Mi sa che si è buggata la partita che sto facendo allora. Perché quando vai qua mi dava... mi dava un problema, ragazzi, che diceva lo spazio non era. Mi sa che è la partita che ho fatto, perché è la prima partita che ho fatto appena il gioco è uscito, quindi probabilmente si sarà buggato. Che palle, perché adesso qua funziona. Non mi dice che gli animali non hanno spazio. Vedete, non dice gli animali hanno bisogno di spazio. Mi sa che era un bug che magari hanno risolto con una patch, ma sul game mi è rimasto. E vabbè, dai, a me non fa nulla. Però l'importante è che funzioni, non abbia ancora questo bug. Perché giustamente qualcuno può capitare come me, che si trova magari problematica questa roba. Comunque, ora stiamo producendo la pelle, eccetera. E adesso noi dobbiamo fare effettivamente, dobbiamo produrre le pelli. Quindi la prima cosa, intanto mettiamo una famiglia qui, che finalmente abbiamo 3 famiglie. Dobbiamo costruire il prossimo edificio.
possiamo giocare un attimo in velocità normale, se non mi perdo qualcosa. Abbiamo bisogno della parte industriale che produce appunto cuoio e queste cose. Con la lana possiamo produrre il filo, con il lino possiamo produrre il filato di lino. Noi adesso dobbiamo trasformare le pelli in cuoio, ci serve assolutamente. Essendo che le pelli sono qui la produzione, noi lo facciamo in quest'area. E per la bottega del tessitore magari lo mettiamo qua in questa zona qui, che anche se facciamo i campi poi qua non dovrebbe essere un problema la zona di trasporto. Il problema è che abbiamo una zona molto limitata purtroppo di coltivazioni, quindi dobbiamo un po' arrangiarci, ecco. Dobbiamo fare in modo di diventare subito villaggio piccolo, perché mi pare che il maniero per costruirlo abbiamo bisogno di villaggio villaggio piccolo. Quindi poi dobbiamo costruire anche quello che produce la pietra il prima possibile. Abbiamo qua 160, la regione è molto ricca di ferro eccetera, ma abbiamo poca pietra. Quindi magari la pietra possiamo commerciarla e vediamo. Intanto vediamo quello che abbiamo, che comunque le famiglie quelle sono. Abbiamo 12 famiglie su 16, non abbiamo molte famiglie. Qua già si è trasferita una famiglia, qui già ci sono due famiglie, vedete ragazzi come è bella questa cosa. C'è il mercato che sta abbastanza crescendo e stiamo producendo il pane. Allora, però le cose stanno andando bene, per ora stanno andando abbastanza bene. E dobbiamo costruire effettivamente, secondo me, altre case, così non abbiamo problemi con le abitazioni. Ho sbagliato, scusatemi. Costruire le case magari in quest'area. E in quest'area. Penso che col legno dovremmo... facciamo così, dai. No, non mi piace. Ecco. Ok. Scusate le mie case storte, ragazzi, abbiate pazienza, non sono un grande costruttore, ma sto cercando di impegnarmi. Allora, anche il capanno, effettivamente dobbiamo dare l'area dove coltivare gli alberi, perché comunque noi abbiamo detto che ci serve determinate aree per determinate cose. Direi quest'area qua di piantare. Poi quando faremo i campi comunque si leverà. Per adesso spostiamoci di là, cerchiamo di non danneggiare la fauna degli animali. Assolutamente. I cacciatori fanno quello che devono fare, fanno il loro. Allora, la conceria è stata creata e stanno finendo la bottega del tessito. Purtroppo non abbiamo lavoratori adesso da assegnare, quindi purtroppo dobbiamo avere pazienza per soddisfare ciò che vogliono i cittadini. Intanto comunque per la chiesa abbiamo bisogno, abbiamo detto, non mi ricordo, di assi. Quindi finché non abbiamo una buona produzione di assi è inutile guardare questa cosa. L'inverno si avvicina, quindi ora è il periodo invernale, possiamo stare tranquilli. I campi si stanno iniziando a coltivarli. Sicuramente aumenterà, avremo un po' di cibo su varie cose. Pane, vedete, questa cosa è molto buona, ragazzi. Sto producendo veramente tanta roba. Ma le uova quante ne abbiamo? Per ora uno. Vabbè, sicuramente le avranno usate, quindi funziona. Io non capisco perché quella partita mi abbia creato, cioè generato questo bug, perché mi sembrava strano che ci volesse bisogno per forza di un pascolo. Mi sa che la partita era un po' sfanculizzata, ma vabbè, capita ragazzi, comunque il gioco era un accesso anticipato. Però sono contento come procede il villaggio, stiamo cercando di fare del nostro meglio. Abbiamo finalmente un'altra famiglia, quindi possiamo assegnargli la conceria, tanto qua ancora in fase costruzione. E abbiamo tante famiglie al lavoro, abbiamo 13 famiglie su 16, a breve verranno costruite un sacco di case. Intanto qua abbiamo la famiglia che si occupa appunto dei lavori. E ci converrebbe poi costruire un'altra cosa fondamentale,
l'appozzo d'acqua in quest'area. Perché sennò i cittadini, magari di quell'area, vanno a fare in culo lì giù per prendere appunto l'acqua. Bancarella. Bancarella. Ah, ok, hanno fatto anche la bancarella d'abbigliamento. Ragazzi, dobbiamo soddisfare tutte le richieste dei cittadini sempre più velocemente possibile. Noi abbiamo 13 famiglie, siamo tranquilli, quindi sicuramente il villaggio sta crescendo. Abbiamo già 39 abitanti, non è per niente male. La conceria, ecco qua che arriva i primi tu. Alcune risorse scompaiono quando inizia a far freddo, ricompaiono in primavera. Beh sì, è normale, ad esempio le verdure. È arrivata una nuova famiglia, fortunatamente, che così danno una mano nelle costruzioni. Aiutano un po', che qua abbiamo bisogno di una mano. Siamo a dicembre, il nostro primo anno di gioco, il nostro primo anno di Roma sta pian piano arrivando. Però più che altro è... il fatto che devi giocare, a me non piace molto, sai, giocare a velocità altissima. Mi piace sempre giocare a velocità normale, però purtroppo sto gioco è veramente, veramente... come risorse urbane, ragazzi, porca troia. Cioè, ho anche un esercito, com'è possibile che rubano costantemente? Bottega ha detto che si deve fare qualcosa che ti dà la possibilità di evitare questa roba. Mamma mia... manca solo la fede. Ora, per fare la fede abbiamo bisogno della chiesa. La chiesa, dov'è che possiamo farla? Il miglior punto è qui. Ma dice risorse... ragazzi, dovete un po' lavorare di più, eh. Abbiamo bisogno del legno qui. Ecco qua, producete, dai, su su. Dobbiamo fare questa chiesa. Abbiamo scarse risorse purtroppo, sia cibo che combustibile, ma amen, pazienza, pian piano. Siamo molto ricchi adesso, io direi per ora di chiudere il mercato sull'acquisto della legna. Per ora. Per semplice fatto perché abbiamo tanti soldi, a livello di cibo comunque siamo anche messi bene. I tesori ci serviranno appunto per costruire le botteghe. Dobbiamo aspettare semplicemente la chiesa, che adesso facciamo, perché abbiamo le risorse per farlo. E voilà, la chiesa, ragazzi, sta per essere costruita. Qui possiamo assegnare una famiglia finalmente alla bottega del tessitore, visto che probabilmente a breve un po' di lana la faremo. Ah no, ci produce pelle la... ah, capre. Non credo che ci sia una struttura per le pelli allora. Eh no, mi sa che là dobbiamo fare per forza le pecorelle. Dobbiamo acquistare le pecorelle. Vabbè, non andiamo di fretta, tanto finché non arriviamo a livello 2, per ora la richiesta è quella degli abbigliamenti. Per ora dobbiamo costruire la grande chiesa, la sacra chiesa. Abbiamo tanti lavoratori. Tanti lavoratori, siamo abbastanza messi bene. Ma il limite non è un messo 10? Anche a livello di bancarelle stiamo crescendo, abbiamo varie risorse, vedete che bello. Venendo molto, molto figa la cosa, le uova in vendita, abbiamo tanti vari tipi di prodotti. Non è per niente male come sta procedendo la partita. Manca solo la pietra e siamo a posto. Ecco la grande chiesa, ragazzi, che sta per essere finita. Eccola qui. Abbiamo una famiglia lì all'interno. Ecco, mai non soddisfiamo. Ah, ecco, dicevo io. Finalmente possiamo salire le case a livello 2. Allora, io direi di farlo su case che non abbiamo potenziato. Ad esempio questa.
questa. 3, 4. Non abbiamo legno. Non abbiamo legno, però. Però sta andando abbastanza bene. Peccato, dobbiamo potenziare il prima possibile le case, per il semplice fatto, ragazzi. Potenziare le case ci danno abitanti molto più forti. In più diventiamo un villaggio piccolo, possiamo finalmente guardare un po' di cose serie. Ne potenzio più di due, perché meglio. Sicuramente meglio, che possiamo costruire le botteghe. Abbiamo già 12-15 famiglie attualmente. 16 famiglie, ecco, un'arrivata nuova. E dobbiamo avere un po' di pazienza adesso. Allora, le case che abbiamo costruito, le botteghe, che già sono pronte. No, non c'è. Dov'è una casa già pronta a livello 2? Ah, pensavo avessero già fatto. Ah no, ancora non ho manco iniziato. Beh, effettivamente non ci ho pensato. Ok, fosse un po' presto. Vabbè, intanto. Su. Iniziamo la prima casa. Perfetto. Così possiamo dedicarci un attimo qui. E ora possiamo fare cose più interessanti. Tipo gli scudi, le armi, le armature, i vestiti, le scarpe, eccetera. Sicuramente adesso non possiamo fare queste cose, ma possiamo fare la prima bottega, che riguarda appunto la bottega del carpentiere, che ci permette di costruire gli scudi pesanti che servono per i nostri lancieri. Noi lo facciamo, la prima bottega che costruiamo. Così quella famiglia si occupa di quel lavoro, determinato lavoro. E adesso dobbiamo anche costruire la raccolta della pietra, perché possiamo a breve fare il maniero. Però perché ancora non mi conta quella roba? Vabbè. Possiamo andare a velocità massima. Ci facciamo fare tutti i potenziamenti che devono fare. Abbiamo 16 famiglie. Abbiamo quasi 24 case. Più altro mi sta preoccupando il fatto che non mi sta contando le case. Questo perché l'ho appena... Questo è livello 2, ragazzi. Ah, ok, non le sta contando niente, ok. Aumentate il livello dell'insediamento, ragazzi. Olè. E abbiamo la bottega. Noi abbiamo bisogno di questi scudi. Possiamo finalmente andare qui. E allevamento pecore. Possiamo acquistarlo, che ci serve. Ora, ingrandendo la città, possiamo appunto costruire il maniero solo. Livello insediamento richiesto, villaggio piccolo. Siamo un villaggio piccolo. Ah no, va bene, niente. Era per le risorse che era bloccato, non per altro, niente. Ragazzi, la situazione si fa abbastanza interessante. Però abbiamo la prima famiglia che produce qualcosa di interessante. Fornitore del mercato tessili, livello fede, eccetera. Che abbiamo... soddisfiamo quasi tutti, sono tutti contenti. Nuovo messaggio. Abbiamo ricevuto segnalazione di una banda di inconservata. Segui loro movimento. Stanno arrivando gli eserciti di alcune persone non amichevoli. Allora, visto che abbiamo acquistato le pecorelle, un'altra cosa che dobbiamo fare è... come si chiama? Dov'è? Logistica, ecco, forse qui. No, aspetta, dov'era? Eccolo qua. Per acquistare gli animali. Se no, dove le prendiamo le pecore? Sicuramente non ce l'abbiamo qua in giro. Abbiamo solo 3 famiglie che possono lavorare. Qua poi dobbiamo mettere una famiglia. Anche se in realtà adesso ci converrebbe
in futuro avere più famiglie che producono legno e assi, che sono molto fondamentali. Ah, beh ragazzi, comunque Roma sta procedendo bene, siamo a un buon punto, stiamo per costruire il primo maniero. Il primo maniero, ragazzi, servono tante risorse per costruirlo, quindi dobbiamo un po' muoverci. All'inizio possiamo costruire solo questo, ma appena avremo tanti cittadini, per ora abbiamo 17 famiglie, abbiamo altri 7 posti, aumenteremo, abbiamo bisogno di mettere una famiglia qui, una a raccogliere la pietra, ma il resto dobbiamo cercare di fare in modo di farle sulla produzione del legno il prima possibile. Più legno abbiamo, meglio è. Possiamo anche potenziare in futuro questi. Possiamo già farlo effettivamente. Ci conviene potenziare le stalle, farle piccole, così possiamo avere più animali da trasporto. E a livello di cibo sembra che ne abbiamo poco, ma ragazzi tranquilli, perché comunque abbiamo i campi che stanno già coltivando, come vedete. Abbiamo 3 campi per ora. Abbiamo comunque colui che ci compra il pane dall'altra parte, abbiamo produzione di uova, produzione di verdura, bacche, e poi vedremo per la produzione di altre risorse che ci serviranno. Intanto dobbiamo finire questa struttura, quell'altra struttura, potenziare la produzione di legno massiccio, tanta pietra, tanto legno per questo maniero, e poi preferirei puntare un'altra regione appunto per le coltivazioni, perché purtroppo ragazzi tutte queste, ma fanno schifo tutte. Ah no, questa è buona, però questa è buonissima, secondo me questa sarebbe meglio da prendere, però si devono vedere le risorse. Questo hanno tanto, qua hanno più pietra, però è noi abbiamo, queste produciamo tanto, quindi noi ci conviene prendere questo territorio, ragazzi. Rivendica questo territorio. Dobbiamo vendicare quel territorio il prima possibile. Quindi il maniero è molto importante da fare. Detto questo, ci vediamo nel prossimo episodio.